prepariamo a giocare, affrontiamo questa settimana come se sabato dovessimo appunto giocare preparandola nel migliore dei modi, non sapendo nulla appunto, però ce la metteremo tutta in questa settimana per essere pronti sabato. Senti, prima della pausa natalizia non eri stato tra i più brillanti. Adesso che te grazia ritroviamo? Ti è servita questa sosta? A che livello di forma ti senti? Insomma, come la vivi? No, è vero come dici tu, cioè l'ultimo periodo, forse l'ultimo mesetto non potevo fare meglio e non ho dato quello che forse ho dato all'inizio campionato, forse anche un po' di stanchezza finale non ho risentito, adesso siamo stati diciamo, un mese di pausa, speriamo, ci siamo allenati tutti, quindi tutti siamo in forma e iniziamo piano piano sperando di dare sempre di più. Avete ripreso con un nuovo modulo. Cosa cambia per te nello specifico e se in questi allenamenti, per quello che comunque gli allenamenti possono dire, stai vedendo un miglioramento nella fase di costruzione? Sì, stiamo provando un nuovo modulo come abbiamo fatto anche in amichevole la scorsa settimana e noi ci adattiamo alle esigenze del mister, le esigenze che ci preferisce a noi come siamo fatti, le nostre caratteristiche, però a parer mio mi ritrovo sempre in quella posizione di mezzala, rientrando Stefano appunto lì davanti alla difesa e quindi lavoriamo così e va benissimo. Noi pensiamo a sabato e affronteremo una squadra come il Vicenza, che è quella che ci aspetta da campionato, da calendario. Quindi. Mentalmente però non è facile, immagino, soprattutto dopo aver osservato un mese di Eh sì, vabbè, non è facile, dobbiamo appunto cercare di trovare gli stimoli, come ho detto prima, e sapendo che in testa che noi sabato giocheremo, quindi nient'altro. Il periodo di mercato non ti ha riguardato, No, non c'è stato nessun tipo di abboccamento da no. qualche altra parte. Desiderio personale per la seconda parte di stagione? Magari qualche gol in più? Sì, magari qualche gol in più e continuare sicuramente a livello di squadra e poi anche a livello personale fare qualcosina in più a livello di prestazioni e poi magari qualche gol in più.